Recente episodio di danneggiamento ad opera di ignoti che si è verificato nel sito predetto e che ha determinato lo sversamento di un ingente quantitativo di olio dielettrico che era custodito in un deposito di un impianto di trasformazione elettrica e che ha determinato la contaminazione di un'area del predetto sito di circa 600 metri quadrati. Si parla di un quantitativo di circa 8 tonnellate di olio. Al di là di quella che è la situazione del sito dismesso, che è stata da parecchi anni lasciato in una situazione di totale incuria e di abbandono, con particolare riferimento alla giacenza di un ingente quantitativo di materiali in cemento armato, in cemento amianto, che in parte sono costituiti dai capannoni dismessi del predetto sito ed in parte si trovano in una discarica a cielo aperto che interessa una superficie di circa 70.000 metri quadrati di terreno. È stato anche quantificato, in esito ad un recente monitoraggio, quello che è il quantitativo di cemento amianto, che è stato determinato nell'ordine di circa 9.000 quintali di tonnellate. Allo Stato si è proceduto da parte di questa procura alla contestazione dei reati di natura ambientale con riferimento alla ipotesi di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, di realizzazione di una discarica di rifiuti pericolosi e ipotesi più grave di disastro ambientale. Sono stati iscritti nel registro degli indagati il Presidente della Regione Sicilia, nella doppia veste di Presidente appunto della Regione Sicilia, di Commissario Delegato in materia di bonifiche e di risanamento ambientale dei suoli, e altresì nei confronti del già assessore all'energia e avvocato russo Pietro Carmelo, con riferimento al periodo in cui ha rivestito la carica di assessore, e all'attuale assessore in carica, il dottor Giosuè Marino, attuale assessore all'energia, nonché nei confronti dell'ingegnere La Rosa Pasquale, quale consegnatario per conto della Regione Siciliana del sito dismesso. E si è proceduto nei confronti dei predetti soggetti istituzionali come altro dovuto, in quanto sono quei soggetti che sono stati recentemente destinatari di due ordinanze contingibili ed urgenti emesse dal sindaco di Enna, con le quali in via di urgenza è stata ordinata la rimozione dei materiali in cemento amianto e del terreno contaminato, nonché la bonifica e messa in sicurezza dell'area interessata e contaminata dall'olio dielettrico cui ho fatto riferimento.